Anche a Pavia è andata in scena la protesta dei rider, così come in tante altre piazze italiane, i ragazzi e le ragazze che si occupano della consegna di cibo e altri prodotti da parte di compagnie come Deliveroo, Glovo e Just Eat hanno incrociato le braccia nella mattinata di venerdì. La manifestazione non è stata particolarmente partecipata, ma ha visto comunque la presenza dei sindacati, che da tempo hanno iniziato un percorso per garantire tutele a una categoria che si basa sul lavoro a chiamata, quello della cosiddetta gig economy. Il presidio in Piazza della Vittoria è servito a rivendicare alcuni punti fondamentali per le parti sociali: il compenso garantito, un contratto con tutte le tutele del caso, dalle ferie pagate alla malattia retribuita, e il diritto di fare assemblee e scioperi e di avere una rappresentanza sindacale per contrattare con il datore di lavoro. Oggi in tutta Italia, praticamente più di 30 città d'Italia, ci sono queste iniziative di sciopero. Le motivazioni sono di dominio, vale a dire i rider, per quello che è accaduto dopo la firma dell'accordo con l'UGL, si sono trovati le condizioni di lavoro veramente ridotte all'osso. Per cui si è arrivati a questa iniziativa di oggi, coordinandoci in tutta Italia e con tutti i rider, tutte le varie organizzazioni di rider per i diritti. Oggi c'è uno sciopero, praticamente abbiamo chiesto a tutti di spegnere la piattaforma e di venire con noi qui in piazza proprio per sostenere l'iniziativa di lotta, e speriamo quanto prima di riuscire ad estendere anche a questi lavoratori garanzie e tutele come è diritto giusto che loro abbiano.